Nunzia De Girolamo, chi è il marito Francesco Boccia? Nunzia De Girolamo è stata una politica italiana, prima affiliata al PDL e poi a Forza Italia, molto apprezzata. Nel 2018 ha deciso di lasciare la politica ed ultimamente si sta dedicando al mondo dello spettacolo. I telespettatori l'hanno vista al timone del programma Ciao Maschio, che le ha fatto riscuotere un buon successo. Molti conoscono anche la storia d'amore con il marito, Francesco Boccia. Quest'ultimo, proprio come lo era la De Girolamo, è un politico solo che i due hanno sempre avuto opinioni molto differenti. Proprio per questo la loro storia è stata chiacchierata, e Boccia fa parte del Partito Democratico. Dopo essersi laureato in scienze politiche a Bari, la sua città d'origine, ha conseguito un master presso la Bocconi, e poi ha iniziato a pubblicare dei saggi sull'economia e la finanza. Dal 2004 al 2006 la sua carriera politica ha iniziato a decollare, e lui è stato assessore all'economia a Bari. Dal 2019, invece, è stato ministro per il secondo governo Conte, occupandosi degli affari regionali e delle autonomie. Ad oggi non riveste più questo ruolo, dopo il cambio dell'esecutivo, ma continua ad essere attivo in politica, e talvolta appare anche in televisione, come è accaduto alle Iene con uno scherzo alla moglie. Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia si sono sposati a dicembre 2011, anche se avevano legami già da prima. L'anno successivo è nata la loro figlia Gea, e loro due non si sono mai separati. Qualche volta loro stessi hanno ironizzato sulle idee politiche che risultano essere completamente opposte, ma che non hanno mai causato problemi nella loro relazione. Francesco Boccia, prima di incontrare Nunzia De Girolamo, ha avuto una relazione con Benedetta Rizzo, durata diversi anni, da cui ha avuto due figli, Edoardo e Ludovica. La De Girolamo, nel corso di un'intervista, ha dichiarato che per carattere tende ad arrabbiarsi facilmente e a scattare alla prima occasione. Al contrario, suo marito è molto rilassato, zen, e quindi la De Girolamo ha spiegato che per certi versi è abituata a litigare da sola. Nunzia ha anche raccontato che quando ha fatto il ministro non era mai a casa, e lei nemmeno sapeva dove fosse. In ogni caso il loro rapporto è rimasto identico a quello di prima, e la coppia ha anche affrontato il Covid, raccontandolo sia via social sia nel corso di varie interviste. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate bene Francesco Boccia, e che idea avete su questa coppia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.